Comunque, per quanto riguarda l'episodio scorso, abbiamo risolto un paio di problemi. C'era un traditore nei Nautilus, non mi ricordo male perché per me è passato veramente tanto tempo. Sono andato a rivedermi un attimo qualcosa, l'episodio precedente, ma insomma i ricordi faticano a riaffiorare. Comunque, dovremmo aver, diciamo, smascherato un traditore nei Nautilus, il solito si può dire di turno. È il solito traditore, e poi abbiamo invece disfatto un commercio comunque di schiavi nativi venivano catturati e venduti come schiavi. Solita storia, insomma, ecco, siamo riusciti a risolvere il problema, anche se abbiamo scoperto che comunque dietro c'è sempre questo Egon, e boh. Chissà se lo... Sì, e ci hanno lasciati qua. Dobbiamo andare a parlare con il capitano Ulrich, che pare sia di sopra, e vediamo se riusciamo a This scoprire. arrest is good news. Let's find the captain. Ah, quindi non era ancora finita la... Ah, Your Excellency. I was talking about your exploits to Captain Ulrich. Your Excellency. Captain, Lieutenant, Quartermaster Manfred informed me that you had made several arrests. Indeed. Lieutenant Ermelind confessed, which enabled us to flush out most of the gang. I can't quite believe that all the arrested men are involved in this case. I know many of them, and could have sworn they were honorable people. I'm sorry, Captain. I understand. It's a shock. We were all sure that our comrades would never be involved in this kind of thing. Will you continue the investigation? Of course. We can't stop our research until we've completely dismantled this organization. Lieutenant Alexander was asking me to transfer him to New Serene, to be a part of the investigation there. To manage it, if you allow it, my captain. I was honored to participate in the interrogations of Lieutenant Ermelind, and to be able to arrest all these criminals. I would not want to leave things half finished. As I told you, Lieutenant, I can't approve the transfer of an officer from another garrison. I must refer to the commander. In any case, we're most grateful for your help. But we can now bring this investigation to an end without you. I see. What goes on in the guard is the guard's own business. It's a bit like that, yes. We can't let the actions of a small group compromise the reputation of the whole guard. You forget, once again, that you have not yet obtained your transfer, Lieutenant. In the meantime, please be dismissed. At your orders, Captain. Goodbye, Your Excellency. I'm sorry you had to hear this call to order. This lieutenant is inclined to forget who he's speaking to. It must be the enthusiasm of youth. It's possible. In any case, and contrary to what he said, we will still need your help. Why is that? Lieutenant Alexander claims that Ermelin's confession allowed him to arrest all these men. But I attended one of these interrogations, and all she talked about was a secret camp. The one in which Torsten's recruits received their special instruction for the coup d'etat. If I understood correctly, this place was taken back and used by the criminal organization. But our lieutenant did not mention it, which surprised me, and led me to doubt his sincerity. Perhaps Alexander failed to report it to increase his prestige later. But he could have another motive. So you would like us to go there? Indeed. And I'd like to accompany you. I am no longer a field officer, but I still know how to hold my own. And I want to see this case with my own eyes. You know the place, so you will be my guide. Very well, Captain. You can count on me. Thank you, Your Excellency. I will get going right away. Will you come with me? Sì, andiamo. No, subito, Yes, I'm ready. Let's hurry. Siamo già pronti. Quindi, ok, è proprio marcia sta guardia del conio. Cioè, io la. Insomma, bandirei a un certo punto. Cioè, ci sarà anche brava gente, ma. Finora, un sacco di We're criminali. Almost there. How would you like to proceed, Captain? By the book. We'll go through the whole camp, neutralizing any threat.
Ok, elimina gli uomini di Egon nel vecchio accampamento fantasma, arresta i capi. Fa vedere la mappa. Resta i capi, per capire. Gli uomini sono dietro. Sì, l'accampamento, quello che abbiamo già visitato. Vabbè, andiamo così. Dov'è che era? Di qua? No, ciao, aspetta. Sì. Ovviamente entriamo così. Campamento fantasma. Ora è proprio fantasma, almeno per quanto riguarda l'esterno. No, qua è tutto barricato, quindi forse devo, aspetta, fammi vedere, ma mi pare che devo passare da dentro. Perfetto. Chi è? Ah no, c'è qualcuno. Aiuto, Madonna. Perfetto. No. Perché non mi ha preso? Ah, ok, no, perché ho sbagliato tasto. Non mi ricordo più i comandi. Ah, ecco. Sì, no, non mi ricordavo più i comandi. Francamente. È un bel po'. Beh, tanto l'ha salvato qui. È un bel po' che non gioco. Ho avuto un po' da fare. Anche con altre serie, quindi. Ma ora dovrei riuscire a dedicarmici meglio, eh. Ciò non preoccupatevi, ma era così la scelta. Era così, ok, la scelta rapida, sì. Adesso non mi fregate più, anche perché, cioè, per quanto danno facciate, siete abbastanza deboli. Poco resistenti, più che altro. Sì, vai. Ok, tanto è rimasto solo lui, non fa niente. Ok. Qua li abbiamo sconfitti. Ok. Ah, ecco, qua forse. Ecco, andiamo prima a eliminare gli uomini. Poi arrestiamo i capi. Sennò questi magari scappano. L'ho separato. Per un attimo. Ah sì, va che si parano, ma dai. Si parano dalla magia. No, para questo, va. Ok. Dov'è? Ah, là. Arrivo. Boom. Ok. Bella, la tempesta mi piace proprio. Anche come animazione. Dov'è? C'è qualcun altro? Ah sì. Cosa vuoi fare? Mi ha preso. Oh. Cosa vuoi fare? Lo stesso. No. Ok. Gli uomini non ci sono più. Abbiamo eliminati. Perfetto. Adesso entriamo dentro. Entriamo da qui, dal retro, eh? Ok. Dobbiamo andare su. Ah. Scusate, fatemi passare, grazie. Ok. Qualcun altro? No. Di qua? Perché me lo segna? Ah, ma no, ma perché? Vabbè. Ah, sblocca. Ah, era bloccata. Riusciamo. Ok. Devo andare ancora più su. Secondo piano. C'è qualcuno, Lieutenant Klaus,
So you are part of this disgusting plot. Lay down your weapons, Lieutenant. Any resistance is futile. Your troops have been decimated. I will not surrender, Your Excellency. Death is sweeter than the price of treason. If you speak, we will be lenient. You, maybe, but Egon, I doubt it. Farewell. He's poisoned. The plague. I'd have liked to have questioned that traitor. Si è ammazzato. Beh, vediamo cosa ha addosso. Magari niente, monete, ok. Cosa c'è in giro qua? Lettera da Nuova Serena all'attenzione di Egon. Egon, abbiamo dovuto sospendere le nostre attività a Nuova Serena dopo che molti nostri uomini sono stati arrestati o giustiziati. E il tenente a capo dell'operazione ha scelto di togliersi la vita invece di tradirci. Intendente Manfred si è rivolto a un membro della congregazione, un legato, credo, che ha convinto i mercanti a parlare smascherando il nostro piano. Come dovremmo agire in attesa di ulteriori ordini? Aspetta, qua. Lettera incompiuta. Dama Arzu. Mi rincresce informarla che non saremo in grado di garantire la consegna degli isolani che le avremo promesso. Purtroppo la nave che avevamo requisito è stata riconquistata dai nauti e la consegna è stata interrotta. Le assicuro che faremo tutto il possibile per... Basta. Qua. Lettera da Hikmet all'attenzione di Egon. Egon, le nostre attività Hikmet hanno subito un brusco arresto dopo l'intervento di un legato impiccione della congregazione. Il capitano Ludwig è stato arrestato. Il governatore Burham ci ha ordinato di mettere fine all'operazione. Ci rincresce, ma non potevamo fare nulla. Ludwig doveva essere più cauto, in attesa di ulteriori ordini. We must go to the office of the leader of these criminals. We could study the handwriting to find out who's behind this pseudonym. Abbiamo messo i bastoni tra le ruote a questo qua, eh. Qua non c'è niente, no. Sì, mi ricordavo di questo tenente qui. È un traditore, tanto per cambiare. No, di qua no, si scende, sì. No, dice di andare ancora giù. Aspetta. Adesso dice di andare su. Mi prendi in giro. Per lustra. Vabbè, il vecchio accampamento fantasma. Posso anche... Ah, aspetta. Faccio qualcosa. It's Sergeant Franz. Poor man. He paid dearly for the help he gave us. He was beaten to death. Quartermaster Herbert ordered him to accompany Lieutenant Alexander to answer Manfred's questions. But he never made it to New Serene. I was sure that the lieutenant was not genuine. He must be involved. Franz, sì, era quello forse che ci ha dato una mano, che si è un po' ricreduto di quello che faceva, che era innamorato di un'isolana, credo, Credo di ricordare. Qua si esce, qui c'è qualcos'altro. Ok, accampamento fantasma. No, ci dice di andare dentro. Ma scusa, devo perlustrare il vecchio accampamento. Perlustrare vecchio. Vabbè, forse dentro devo perlustrare qualcos'altro. Non so, ho dimenticato qualcosa. Proviamo ad andare su. Qua. Ah, qui devo perlustrare, aspetta. Ordini addestramento notturno. Necrote che ricevono questo messaggio dovranno partecipare obbligatoriamente all'addestramento notturno con il soldato Willem. Presentarsi alle ore 22 presso il sentiero della foresta nord dell'accampamento. Le recrute che non vi prenderanno parte saranno da bersaglio per la prossima sessione. Ah, forse quando dovevamo salvare... sì, che non l'ho salvato, vabbè. Oh, qua c'è gente. Salve. Ecco, sto. No. Posto, sì. Ok, mancavano loro. Monete. Ok, ora prendiamo tutto. Non c'è niente, sembrerebbe. Acqua. Raccogli. It looks like poison. Veleno qua.
Lista di nomi scritta da Egon. I seguenti individui che hanno osato mettere a rischio la nostra operazione devono essere eliminati urgentemente e con tutti i mezzi necessari. Capitano Ulrich, legato De Sardé, intendente Manfred, intendente Herbert. Figurava anche il nome del sergente Franz in questa lista, ma è stato barrato. È perché l'hanno ucciso. Ci siamo anche noi. Questo documento parla di eliminare le witnesse per il caso. Manfred e noi siamo definitivamente su quella lista. Abbiamo fatto un buon lavoro, Your Excellency. Egon will never come back from a hit like this. Certainly. But we know that there are still criminals amongst your troops, including their leader. We know that Lieutenant Alexander is involved in all this. The sergeant's body and the fact that he didn't tell us about this camp are telltale signs. Perhaps he will be able to provide us with a lead. Otherwise, we still have these letters. Remember that we are targets. Just like Manfred, we will have to stay alert. You are right. Let's get back to New Serene as soon as possible. You will hand over the evidence to Quartermaster Manfred and assure yourself of his safety. I will go and ask our insolent lieutenant for an explanation. Ok, mostra all'intendente Manfred le prove che hai raccolto. Sì, siamo un bersaglio, abbiamo un bersaglio sulla schiena, ovviamente, adesso. Ma che vengano pure, lì ho dimenticato qualcosa. Che vengano pure... Ah no, ma non le avevo raccolte. Oh, vabbè. Pare di no. Allora, fammi uscire. Ma dobbiamo dar la caccia a Egon, per forza. Finché c'è lui. Poi magari ne arriverà un altro, però... Almeno per un po' si potrebbe stare anche tranquilli. Ma di qua non so se la dire... Ah, ecco, appunto. Non ci ha visto quell'animale lì. Qua si viaggia, infatti. Facciamo un bel viaggettino. Sì, Manfred era il cinese, mi pare, sì. O l'orientale, comunque. Aspetta, no, perché non volevo combattere le bestie. 40 metri. Le abbiamo evitate così. A parte il cervo che... Mamma come corre. Ecco qua. Allora, viaggia. Nuova Serene. Ok. Qua c'è qualcuno. No. Controllo sempre. Va bene, continuiamo il viaggio. Proprio bello il vestito rosso così, mi piace, devo dire. Rispetto a quello di prima. Quello di prima sembravamo proprio degli stregoni. Ah, dov'è l'uscita? Troppo. Ok. Andiamo da Manfred. Che era la taverna, credo. Aspetta, che qui con le strade, guarda. Allora, sì, avanti e destra, in teoria. In teoria, qui. Non lo so. Ecco. Un agguato? Vabbè, questi fanno un po' ridere ormai. Ecco. Ok. Chissà se erano comuni banditi o magari li ha mandati Egon, ma... No, forse erano comuni banditi. Ok, eccolo qua. Your Excellency, I wasn't sure I'd see you alive again. How did you know we were here? Did the captain tell you? He was arrested while coming back here. Lieutenant Alexander said he was finally reported by his accomplices. That lieutenant has some nerve. We know he's involved. We found the body of the sergeant who was to accompany him here. He got rid of him to punish him for helping us, or to stop him from revealing more. We also found this document saying that everyone who knows about the case should be eliminated. You're in danger, and they've already found a way to get rid of the captain.
Most of the men who were loyal to him are in jail. I can't do anything without help. I've been trying to get the commander. If anybody can restore order to all of this, she can. Here, take this evidence and show it to her. Alas, there's nothing in there that clearly indicates who Egon is. The recent actions of Lieutenant Alexander suggest that he's the brains behind this operation. And we only have to compare his handwriting with these letters to be sure. I'm going to join the commander, but you should intervene. I'm afraid he'll get rid of the captain. Allora, resta il vero, sarà lui, siamo sicuri che sia veramente lui. Ci andare di qua. Desart, Your Excellency! What a joy to see you again. We finally stopped Egon. The captain will be happy. Naturally. And that is why you were surrounded by the men I apprehended. We visited your secret camp and found the body of poor Sergeant Franz, who, in spite of his death, continues to betray you. You are a member of this organization, Lieutenant. And when we compare your handwriting to the letters we have seized, it wouldn't surprise me to discover that Egon is none other than you. We prepared a discreet death for you, worthy of your uncle's court. A little poison. And our troublesome diplomat would have been out of the way. But since you leave us with no choice, finish them. It'll be a real pleasure. Finally, our revenge has come. Tutti insieme riuniti appassionatamente, ma mi sa che non sanno che hanno da fare. Va, ok, ok, a posto. Ecco. No, no, no! Why did you have to stick your nose in our business? If you had not been so careless, so eager to get rich and climb to the top, maybe we would never have discovered your operations. Surrender, Alexander, unless you prefer Egon. Let me go. I could make you rich. I doubt that the commander would find that arrangement acceptable. Wretches. Okay. Your Excellency, Lieutenant Alexander was court-martialed and will soon be executed. You have my gratitude, Your Excellency. Without you, this assassin would have probably strangled me in prison. Manfred gave me all the evidence you gathered and told me about the case. I'm just sorry he didn't tell me about it sooner. My apologies, Commander. But you've been so busy since starting your new position. I never thought the case would be so big. Be that as it may, the high-ranking culprits have been punished, and the foot soldiers will be sent back to the continent. A few months on the front should bring them back to reality. We owe you so much, Your Excellency. Without you, the Guard would probably be nothing more than a band of brigands. In effect. I am extremely grateful. I will not forget what you did for us. Don't mention it, Commander. Ok, quello del cognome amichevole. Oh, bene. Era lui, però era proprio lui. Però aspetta, perché... Vabbè, siamo a livello 27. Va bene. Abbiamo un punto abilità. Aspettate che devo ricordarmi... Ah sì, stavo potenziando questa riga. Forse sì, perché il resto l'ho potenziato. Quindi... Guarigione magia e genera anche la corazza, va bene. No, perché non... usa... No. Che cavolo... Ah, no, ok, sono andato troppo avanti. Questo era il secondo, ok. Copre la salute più 50%, ok. Cioè, mi sembrava strano che funzionasse. Poi, vabbè, qua vedrò io. Qua abbiamo... Basta, missioni secondarie, ok. Vabbè, queste, ok, sono incarichi. Incarichi, però potremmo anche fare. Cioè, li farò, ok. Però aspetta, perché... perché questi non sono segnati, quindi non è semplicissimo capire cosa fare. Ma prima... Aspetta, prima... Fatemi scendere, perché... Vediamo se ci sono ancora i corpi. Ho visto, ho intravisto, prima che... in automatico ci portassero qua nell'ufficio del comandante, ho visto un qualcosa di importante da raccogliere. Questa è aspetta, non so dove uscita, vediamo, ecco, forse sono spariti.
forse, ma non era, era questo il posto, penso, sì, sì. Ma sono spariti, porca vacca. Avevo visto qualcosa di importante da raccogliere da un corpo, da un cadavere, ma vabbè. Potevano farmi andare a me di sopra, se dovevo andare di sopra, vabbè. Comunque. Allora, quindi adesso io andrei... No, dov'è missioni? Ok, questo mi sa che è lo scontro con qualcuno di grosso. Che attenzione ai mercanti, una bestia che gli isolani chiamano Dantrig sta attaccando tutto ciò che si avvicina all'area settentrionale del fiume. Chiunque si trovi sul sentiero che dà accesso a Tir Dob attraverso la diga naturale deve prestare particolare cautela. Chi eliminerà la bestia ci verrà una ricompensa. Ecco, magari potremmo fare questo. Però... devo trovare il posto. Tir Dob. Sentiero... l'area settentrionale del fiume. Vado, andiamo a vedere, dai. Dunque, mi trovo qua a Tir Dob, le terre nere, ma non trovo quello che sto cercando. Perché sono andato, mi sa che però è qua. Questa zona qua, ma qua, ora come ora, non possiamo passare perché c'è un albero che ci impedisce l'accesso. Quindi non vorrei che un incarico che va fatto comunque più avanti. Però strano che me lo danno adesso e sta bestia non la trovo. Ecco, però in questo caso, per quanto siano compiti terziari, se vogliamo, non è che sono proprio, non sono neanche missioni secondarie, sono proprio incarichi terziari, un segno, diciamo un qualcosa, indicare almeno la zona e non il punto preciso, almeno la zona di mappa da guardare, io l'avrei messo, cioè ci sta, ok, che devi cercare, eccetera, però così non riesco a capire se sta bestia si trova veramente qua, oppure questa zona qui non la trovo io. Perché francamente voglio di cercare e non ce l'ho. Però boh, non lo so, non lo so. Cioè in base agli indizi che ci danno, cercare la missione, ok, ci sta, però... Comunque una zona di ricerca, ecco, l'avrei messa. L'avrei messa. Anche qua abbiamo... Ah, ma no, ma vedi, ma scusa... No, sto notando adesso. Allora, questo è Tir Dob, distruggi i nidi di Yorglan. Però qua dice... Allora, degli Yorglan molto che siano nidificato a nord di Eden. Deve stare molto attenzione. Dovete percorrere la strada che conduce a nord-est in mezzo ai cespugli. Comunque distruggerà i nidi sarà ricompensato. Possiamo fornire noi le trappole. Però questa cosa l'abbiamo trovata qua. Nord di Eden, boh. Invece questa è le acque canterine Venjagav, però beh, provo ad andare a vedere qua, dai, perché magari ho sbagliato io zona, quindi ok, vediamo sta Venjagav se è il posto giusto. Ah sì, erano loro. E io non ho detto niente perché non... Ah, erano questi due allora. Allora, ma la descrizione... sì, scusate se non ho detto nulla, ma perché
mi aspettavo un boss, cioè un boss, diciamo qualcosa di duro da sconfiggere. Invece erano loro due le bestie che stavo cercando. A vedere. Eh sì, vedi, me l'ha dato concluso. Vabbè, almeno questi me li dà conclusi. Però la descrizione era un po' fuorviante, eh? Era un po' fuorviante, perché mi parlava di Tirdob, quindi sono andato lì apposta. E invece alla fine devi andare dove c'è scritto qua, quindi... a Tirdob abbiamo questa. E Vedrad, i Boschi Rossi, abbiamo queste due. Sì, insomma, io, come ho detto prima, la zona l'avrei comunque indicata, così uno almeno sapeva regolarsi. Però è perché parlava di diga naturale, l'unica diga naturale che c'è è questa, in effetti. Vabbè, niente, allora sconfiggere questi. Torno al mio accampamento. Posto. Ah, ce l'ha quasi. No. Ok, a posto. Mi raccogliere un po' di essenze. Qui. E niente, vabbè, sì, allora dai, facciamo anche gli altri, ovviamente. Perché ci siamo, prima di andare avanti, così completiamo tutto ciò che è di secondario e poi andiamo avanti con la trama principale.